Ah, bentornati cari miei. Approfitto come al solito del momento di macchina per alzo qui, se la gente non mi prende per matto. E approfitto del momento di macchina, 5 minuti di pausa perché ho quasi finito un tabacco piuttosto interessante. Di che tabacco parliamo? Parliamo del L'Old London di Robert McConnell. Vediamo, ve lo cerco di inquadrare al meglio. Eccolo qui, tin da 100, almeno in Italia, ma credo che questo non abbia una versione da 50 grammi neanche all'estero. 40 euro. Io l'ho preso in Germania, 18 se non mi sbaglio. Vabbè. Continua a convenire rispetto alle latte da 50, perché comunque parliamo di 20 euro per 50 grammi, quando i McConnell ormai in Italia mi sembra siano arrivati alla bellezza di 27,50, quindi devo dire che continuano ad avere un prezzo ancora di favore, sempre che, questo vale sempre per i 100 grammi, non smetterò mai di dirlo, o lo conoscete e andate a botta sicura, o che vi decisamente vi abbia colpito, perché se malauguratamente non è un tabacco che vi è particolarmente piaciuto, c'è uno vestito veramente come non si sa, ma i giovani, se non vi piace è complicato. Ora, che dire di questo London? Questo London è un tabacco naturale, c'è già una prima discrepanza sulla composizione, perché parliamo di un Virginia Black Cavendish Perique, Black Cavendish non aromatizzato. Non sono citati sempre gli orientali. Ora, leggendo la sua descrizione, una selezione di Oriental Leaves, quindi di foglie di tabacco orientali e Virginia, con l'aggiunta di un pizzico di Perique della Louisiana, e magari il migliore in assoluto. È un blend di tabacco pressato con un sistema Old Maritime Method, quindi un sistema marittimo antico. Il risultato è una torta, una cake, una cake fumabile in quest'olio, da tagliare e da fumare. Sicuramente sì, nel senso, purtroppo non ho più una fettona intera, vi posso far vedere quello che è attualmente rimasto, diciamo ormai è un flake, broken flake, più che un flake. In effetti la vera particolarità di questo tabacco, vi posso far vedere forse quello che rimane, vedete che super fettona. In verità, immaginate che questo tabacco, potete vedere l'immagine magari sul blog, vedete l'immagine come al solito che io faccio, la foto all'apertura, oppure andate a trovare altri video, ce n'è uno di Moreno e ce n'è uno di Claudio De Ascentis, sono entrambi molto interessanti, andateveli a recuperare, e sono fettone lunghissime di flake, quindi sono 4-5 fettone arrotolate di flake, che effettivamente è una composizione che non si trova facilmente. È la prima volta che mi capita una lavorazione del genere ed è molto molto interessante, devo dire la verità. L'odore è eccezionale, ha tutti gli aromi buoni dei Virginia, con queste fruttature eccezionali di fichi, di prugna, di frutta matura, anche molto acidulo inizialmente all'apertura. Adesso, dopo svariati giorni che ha aperto, l'ha persa questa acidità. Cioccolato, veramente. All'odore è eccezionale, veramente una cake, come viene citato. Ora, altra particolarità, sembra in effetti una fetta molto umida e lo rimane nel corso del tempo. Io l'ho fumato qui, in verità mi sono diviso questa latta 50 grammi con un'altra persona, perché non cerco sempre i 100 grammi, sapete che cerco di evitarli come la peste. Effettivamente, quindi l'aveva fumato, me l'ha dato, io non ci ho mai messo nient'altro dentro, ha sempre retto con la stessa umidità. Sembra un tabacco estremamente umido, tanto che uno dice quando si accende, invece devo dire che ha una fumabilità in termini di bruciabilità del tabacco eccellente. Questo a dimostrazione, i McConnell sono sempre di altissimo spessore, non tradiscono mai, un po' come i McBarrel, ma forse i McConnell sono i flake migliori da fumare, non danno veramente mai mezzo problema, e questo nonostante
nonostante l'apparenza fuma egregiamente. L'ho quasi sempre strappato, perché poi la comodità di questo tabacco qual è? Queste lunghe fettone, io strappo il pezzetto che mi serve, lo carico in pipa, magari ci sbriciolo giusto qualcosa come accensione sopra e parte, e parte sempre egregiamente, fuma fino alla fine, ma non basta, non esagerare, non fa granché a querugiola, quindi rispetto all'apparenza è, da questo punto di vista, è eccezionale. Quindi, tolta anche questo tema, com'è questo tabacco? Che vi devo dire? Allora, questo mi trova molto d'accordo il video che ha fatto Claudio di Ascentis, il pipatore in America. Andatevelo a recuperare. Alcune cose mi trovo d'accordo, alcune un pizzico meno, ma in generale mi trovo ben d'accordo con la sua analisi. C'è un tabacco in cui 100 grammi mi avrebbero decisamente annoiato. Ma non perché sia un tabacco cattivo, sono d'accordissimo con lui, è un buon tabacco, buona qualità, però è un tabacco molto piatto come sapori, è questo, immaginate tutte le note del Virginia, un Virginia dolce, probabilmente dovuto anche al Black Cavendish, che è nella miscela. Questi orientali che probabilmente ne danno ancora di più un tono, diciamo, di dolce. Il perique effettivamente l'ho sentito di più nelle prime cariche, non è certamente un perique preminente, non è il pizzicore è molto leggero, la pepatura è molto leggera, forse è più un sapiditore di questo tabacco per aumentarne forse la forza dei sapori dei Virginia. Devo dire che a tratti può sembrare davvero un Virginia classico, molto saporito. Il saporito probabilmente è dato dagli orientali, è dato principalmente dal perico, quindi molto buono da questo punto di vista, però molto piatto. Cioè, un tabacco che dopo che l'avete fumato 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6, 7, vi ha dato tutto quello che vi doveva dare in qualunque pipa, anche se forse un po' meglio in fornelli medio piccoli, però tendenzialmente è un tabacco che alla decima fumata non vi darà più niente di diverso, nessuna fumata dopo. Quindi immaginate che fumarne 100 grammi, tanta roba, cioè, o proprio vi è piaciuto, o siete persone che alternano tanti tabacchi e allora ogni tanto la piacevolezza di questa, che peraltro ha un corpo molto basso, nicotina davvero scarna, la potete fumare a ripetizione, non vi dà mai problemi, quindi può essere quel tabacco piacevole anche da metà giornata se vogliamo, forse un po' estivo per questa sua nota dolce, un po' fruttata, però tendenzialmente è un tabacco in cui 100 grammi avrei davvero faticato a finirli, non l'avrei finiti, dico la verità, e non è neanche un tabacco wow da ricomprare. Un 7 sì, sicuramente buona qualità, eccellente, vi consiglierei, se lo comprate soprattutto in Italia, magari di dividerlo con qualcuno, vi facilitate la vita, poi magari vi colpisce, però ecco, non mi sembra un tabacco che ha nulla che possa colpire. Il taglio, ancora una nota su questo, con queste lunghe fettone invece l'ho trovato comodissimo, perché effettivamente rispetto ai filet classici in cui la fetta è predefinita e tante volte un fornello troppo piccolo o troppo grande vi obbliga a prendere un pezzo a un altro, togliere un coso, qui ve lo strappate voi, quindi è sempre un flake della giusta dimensione della vostra pipa. L'ho trovato davvero un formato intelligente ed eccellente, non capisco perché non se ne faccia molto di più, non dispiacerebbe affatto. Che dirvi, All London lo trovate in Italia, è sicuramente un tabacco che merita una prova, ma magari diviso con qualcuno, vedrete che la maggior parte di voi mi ringrazierà di questo suggerimento. Va bene? Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!